alla luce dei fatti di cui sono a conoscenza, posso dire con certezza di non essere più matto di un cavallo, al limite più bello. Allora oggi, visto l'afflusso di materiale, che però non è pulito, sulla chat, sul tema degli arconti, che interessa moltissimi di voi, molti di noi, forse però molti hanno una visione sbagliata di questi personaggi, ed è molto simpatico perché attualmente c'è un filone di persone che credono che questi arconti siano delle entità negative che influiscono sull'essere umano come dei demoni, come degli esseri di un'altra dimensione. Nient'altro che una solita stronzata data dalla programmazione che è arrivata a spingere con la religione e con altri movimenti questo tema verso una leggenda che fa paura e manipola la massa pensando che ci sia questo arconte, questi arconti che influiscono. Molto simpatico perché io ho fatto la mia ricerca e non adesso. Ce l'ho da così tanto tempo che però pensavo fosse così facile arrivare a capire chi erano gli arconti che non l'ho mai pubblicata. Però adesso, vedendo tanta confusione, soprattutto tra il mio pubblico, ho deciso di come si dice, la mattina non riesco a dire le parole, mi blocco, mi si blocca la gola. Comunque, ho deciso di fare io un documentario per dimostrare definitivamente che questi arconti sono i sette pianeti. E come chi studia e ricerca bene può notare molto velocemente che con i testi antichi che si sono successi, ma diciamo antichi se non del passato, non antichi con una data precisa, se non con una sequenza temporale giusta, è andato crescendo questa leggenda fino a rimanere nel lato negativo, definendo gli arconti come queste creature maligne, partendo però da un concetto ben diverso e si è visto col passare dei testi, dei documenti e del tempo, che si è trasformata la vera storia in storia di demoni e di creature. Quando testi antichi e testi abbastanza spessi dicono quello che realmente sono. Sarete interessatissimi nel vedere questo documentario, questa ricerca. Quindi vi invito a sedervi, a mettervi comodi e a prendere appunti.